Per fare i castagnetti ci serviranno 200 g di farina e 100 g di farina di castagne, un uovo, 80 g di zucchero di canna, 100 g di burro a temperatura ambiente e un cucchiaino scarso di lievito per dolci. Per la farcitura dei biscotti, marmellata di castagne e 100 g di cioccolato fondente. Su questa frolla mettiamo sia la farina di castagne, che è già un po' marroncina, ma anche lo zucchero di canna, così verranno belli nocciola. Prima cosa, rompiamo l'uovo. Poi aggiungiamo lo zucchero di canna. Mettiamo il lievito, ne basta veramente una puntina. E il burro a temperatura ambiente. Iniziamo ad impastare. Io vado dentro con le mani. Poi aggiungiamo la farina di castagne. La farina poco alla volta. E mescoliamo. Mi ricordo quando ero piccola e si facevano queste castagne arrosto, nonna si metteva lì e le puliva un po' per tutti. E lei rimaneva naturalmente senza, perché tutte le mani erano pronte a pigliare queste castagne belle che pulite, era troppo comodo. Quando l'impasto diventa bello sodo, continuo a lavorarlo sul piano. Io in realtà la frolla la faccio quasi sempre con l'olio, perché è una versione più veloce, non deve riposare in frigorifero e quindi si può stendere subito. Anche perché mi ricordo, l'ho imparata dalla mamma della compagnetta mia di classe, la mamma di Angela, che la faceva sempre così, la impastava con 5 minuti, era pronta. Invece questa è una ricetta che mi ha passato un'altra amica mia, col burro, e siccome l'ho assaggiati erano talmente buoni, non voglio cambiare niente di quella ricetta. La ricopro con la pellicola e la faccio riposare in frigorifero per una mezz'oretta. La frolla riposata in frigo è diventata bella soda. Adesso diamo forma ai castagnetti. Quindi infariniamo per bene il piano di lavoro e stendiamo bene l'impasto. La sfoglia deve essere spessa un paio di millimetri. E adesso con un coppa pasta di 6 cm di diametro facciamo tanti cerchi. Poi diamo forma ai castagnetti. E adesso guardate il trucchetto per fare la forma delle castagne. Un bel pizzico da una parte. Lo schiaccio leggermente. E alla base, siccome la castagna è un po' piatta, un colpetto e si crea la forma. E man mano che li facciamo, li mettiamo in teglia. Mi raccomando, sempre con la carta forno sotto, Eccoli qua, guardate che carini. Ci ha avuto proprio una bella idea Chiara, infatti io l'ho rubata subito. Se li facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per una quindicina di minuti, col forno statico a 190 gradi per lo stesso tempo. E adesso vado fuori a godermi la mia campagna. Eccoli qua, vedete che bel colore nocciola che c'hanno? Però adesso, per renderli ancora più golosi, Chiara mi ha detto di farcirli con la marmellata di castagne. Quindi ne metto un bello strato e li accoppio. Spalmiamo metà biscotto e adesso ne troviamo uno che più o meno gli assomiglia e li accoppiamo. E facciamo così con tutti i biscotti. Li ho farciti tutti e adesso, siccome non sono abbastanza golosi già così, perché già sono buonissimi, li passiamo con un po' di cioccolato fondente, così assomiglieranno proprio a una castagna. Io per sciogliere il cioccolato fondente l'ho messo qualche minuto nel microonde, così con un attimo è pronto. Prendo i castagnetti, li ciuppo dentro, ma non tutto il castagnetto, solamente la parte sotto. Mettiamoli dentro un po' inclinati e poi, appena sporca tutto, strofiniamoli leggermente sulla parete della coppettina. Questa mi è venuta un po' storta, c'è un po' di mal di mare. E adesso li lasciamo raffreddare un pochettino, così il cioccolato si solidifica. I castagnetti sono pronti, li sistemiamo in un bel cestino. E adesso, quello un po' bruttarello, sapete che vi dico? Me lo mangio veramente. I castagnetti da Chiara sulla fine del mondo. L'ho fatto in casa per voi. Per fare i castagnetti partiamo dalla frolla.
Impastiamo a mano l'uovo, lo zucchero di canna, il lievito e il burro. Aggiungiamo le farine poco alla volta. Lavoriamo l'impasto sul tagliere fino a farlo diventare sodo e liscio. Avvolgiamolo nella pellicola per farlo riposare in frigorifero circa mezz'ora. Stendiamo la frolla con il matterello, dovrà avere uno spessore di circa 2 mm. Con un coppa pasta da 6 cm di diametro formiamo dei cerchi. Diamo la forma di castagna ad ogni cerchio, pizzicando un estremo e schiacciando un po' la base. Sistemiamo i biscotti su una placca ricoperta da carta forno e cuociamo per 15 minuti a 180 gradi col forno ventilato, a 190 gradi col forno statico per lo stesso tempo. Accoppiamo i biscotti a due, farcendoli con la marmellata di castagna al centro. Immergiamo ciascun biscotto nel cioccolato fondente fuso solo nella base. Prima di servirli, lasciamo solidificare il cioccolato.